Avete visto bene questa stanza? Mi fa piacere perché molto probabilmente, anzi sicuramente, se le cose vanno bene, a breve sarà tutto completamente diverso. Oggi siamo sempre qui sulla mia serie dove in pratica io rispondo alle vostre domande e racconto naturalmente parte della mia vita in base alle domande che mi fate scritto sotto nei commenti. C'è stata una piccola pausa per ciò che riguarda la mia serie perché ho avuto un po' di problemi per ciò che riguarda l'habitat. Ho ritardato una settimana e mezza, forse per due sabati non l'abbiamo fatto uscire, lo so, mi dispiace, alcuni di voi me l'hanno anche chiesto, pensavate che avessi interrotto tutto, invece no ragazzi, io vi avverto se una cosa viene interrotta. È normale che se va molto male poi viene interrotta, però ho visto che a poche persone sta piacendo, anzi addirittura molte persone mi conoscono proprio per questa serie e mi fa piacere. Detto questo, mi chiedeva tra i commenti il nostro caro amico Forino 7345000 Amilcare 13. Vabbè, mi chiedeva cosa ne pensi delle donazioni. Ho voluto pescare questa domanda proprio perché di recente ho letto praticamente un articolo che è stata rimborsata la signora che si era lamentata del fatto che suo figlio aveva donato circa $20,000 ai suoi streamer, quelli a cui era appassionato. E quindi ho voluto naturalmente ricalcare proprio questa domanda in base proprio a questa concezione delle donazioni. Si è molto lamentata la signora, il bambino è stato anche punito, per cui non avrà più modo di accedere alla carta di credito dei genitori. Comunque i soldi sono stati restituiti, gli streamer a questo punto avranno perso i soldi e i soldi sono ritornati quasi tutti, circa 19.000, qualche centinaio di dollari, ancora non lo ha ricevuto veramente la signora, ma dice che non si lamenterà, è contenta di aver ricevuto gran parte dei $20,000. Mi chiedevate se sono d'accordo sulle donazioni. Io credo che le donazioni siano importanti, molto importanti, ma non soltanto per ciò che riguarda YouTube e gli streamer, ma riguarda un po' in generale. Per quale motivo? Il motivo per cui io vi parlo sempre della mia vita. Tra l'altro poi, non facendo tante live, è normale che sul canale diciamo, donazioni non è che ne arrivino tante. Però la donazione è importante, per quale motivo? Io per esempio faccio beneficenza, non lo dico, non ve l'avevo già ancora detto, però capita a pennello e quindi ve lo dico. E vi posso garantire che la donazione anche in quell'ambito lì è importante. Voi direte perché? Perché magari ci sono persone che sono molto più fortunate, persone che magari sono molto meno fortunate, e con una piccola donazione altri invece riescono, se hanno la possibilità, a fare anche una grande donazione ad aiutare persone che sono molto più in difficoltà. E vi posso garantire, io che sto nell'ambiente in una piccola parte, è importante, dove per donazione io non, dalla parte mia, non mi occupo, diciamo, di donazioni dal punto di vista economico per ciò che riguarda il volontariato, ma materiali, beni di prima necessità, per cui anche quello è una considerata una donazione, almeno dal mio punto di vista, perché come se tu aiutassi una persona in difficoltà. Con questo naturalmente io non voglio dire che lo youtuber, lo streamer riceve la donazione perché è in difficoltà, no, in teoria lo youtuber e lo streamer grazie alla donazione riesce naturalmente a ampliare il canale, a portare dei contenuti migliori o magari addirittura ad avere meno difficoltà a portare dei contenuti. Vi faccio un esempio, come il sottoscritto che porta una media, quando va male, anche 10 giochi in un mese, è normale che non tutti i giochi ti vengono dati, molti li devi acquistare e quindi quando non hai donazioni e devi acquistare, oltre ai giochi, naturalmente anche altre varie apparecchiature, altre cose che si possono rompere, diventa un problema. Anche il fatto magari che si scassa la lampadina
a parte il fatto che ti innervosisci perché mentre stai registrando non riprende bene, però anche il fatto di poterla trovare, comunque meglio di no, perché in questo periodo sono tutti quanti chiusi e quindi è meglio che le lampadine funzionino bene. Tra l'altro io ne tengo una quindicina qua dentro per scorta, vabbè, perché mia moglie è fissata. Lasciamo perdere. Quindi anche questa è una parte della mia vita che forse non conoscevate. Sì, beneficenza la faccio da parecchio, da tantissimo, e mi rendo conto che anche il concetto di donazione non viene percepito. Mi rendo conto che è normale che chi fa una donazione la deve fare di proprio conto, cioè deve capire che è qualcosa di importante, nel senso, voglio fare una donazione a Pinco Pallino, non dico moglie Claudia dammi 100 euro, voglio dare 100 euro a Pinco Pallino, no, prendo 100 euro dalla tasca, oppure dico papà dammi 100 euro, prendo 100 euro dalla tasca e li metto su conto. Perché è importante questa cosa? Quando ero piccolo ero fissato con gli animali, sono fissato con gli animali anche adesso, però andava non di moda, però era molto pubblicizzato il fatto di alcuni animali che venivano trattati male, e c'era molta pubblicità per ciò che riguarda il WWF. Se non ricordo male si pagava 100 euro all'anno, non voglio dire sciocchezze perché ero piccolo, però mi pare che si pagava 100 euro all'anno, e volevo iscrivermi. Dissi papà io mi voglio iscrivere, mio padre mi disse ma che ti iscrivi a fare, è inutile, cioè butti soldi. Però io non lo so, ero piccolo, avevo questa concezione che volevo aiutare il WWF donando questi soldi, e dissi no, li caccio i soldi miei, cioè i soldi conservati durante l'anno per regali, compleanni, li voglio dare e li voglio donare. Credo che questa sia la concezione giusta. Anche se sei piccolo, devi renderti conto che è un sacrificio che devi fare per aiutare una casa, una persona, lo youtuber, lo streamer, aiutare un'associazione. Però deve essere di, come si dice, farina del tuo sacco. È normale che se avessi detto papà guarda c'ho 10 milioni di euro in tasca e li voglio donare al WWF, a quel punto è un po' diverso, perché se sei un po' più piccolo tuo padre in teoria ti dovrebbe dire no aspetta caro un momento, 10 milioni di euro sono un po' tanti, magari li dai a me che mi compro una macchina, non sto scherzando. Però è diverso, è il concetto naturalmente del bambino che ha donato 20.000 dollari, è tanto. Allora magari se vuoi aiutare una persona regalandogli un caffè o qualcosa ci può anche stare, però secondo me se non hai la maggiore età e vuoi superare una certa cifra di donazione, forse non hai ancora quella maturità sufficiente che ti permette di capire che ai soldi bisogna dare un valore. Ed è normale che magari se hai una certa cifra molto alta, perché non è che non te la sei guadagnata, ma perché fondamentalmente la fortuna che ti è stata regalata, o peggio ancora te la sei fregata, a quel punto poi sprechi una fortuna magari di persone che ci hanno lavorato, si sono sacrificate tantissimo per fare questa cosa. Spero naturalmente di avervi fatto chiarezza sul mio concetto di donazione. Sul canale non lo sto portando, cioè come concezione non la porto molto marcata, non la faccio molto sentire, perché per adesso siamo ancora piccoli. Non ho ancora intenzione di, però, come già vi ho detto, già vi ho fatto capire, non è che sono contro alle donazioni, è soltanto che siamo ancora piccoli, e quando cresceremo un po' di più, forse vedremo naturalmente se ne vale sicuramente la pena. Scrivetemi sotto nei commenti voi che cosa ne pensate, state tranquilli, non è che sto morendo, ma ho sempre l'intelligenza e non so per quale motivo, ma c'ho sempre sta mania che mi piacciono le noccioline, lo spasso, dalle mie parti così si chiama, e quando le mangi, poco prima di registrare, si secca un po' la gola. Vabbè, non fa niente. Ci vediamo sempre questo video.